Dottor Mazza, c'è la mobilitazione che si aspettava per questa manifestazione, nel senso che notiamo che la comunità finalmente ha aperto gli occhi e si è svegliata sul pericolo che incombe nella Valle del Sabato. Sì, noi siamo per il Mo Basta, che è il nostro motto, e per un nuovo inizio, nel senso che diciamo da oggi in poi non si scherza più su questo punto. Diciamo, vedo che comincia ad affluire tantissima gente, la cosa è importante e significativa, perché noi questo abbiamo chiesto una grande partecipazione di cittadini dell'intera valle per creare una svolta e per dare una spinta alle istituzioni perché facciano sul serio, perché credo che fino ad oggi si è scherzato su questa questione. E noi indichiamo ai sindaci essenzialmente una cosa, che debbono operare affinché Piano d'Ardine non sia il polo dei rifiuti. Vogliamo che ci sia una lenta ma progressiva riconversione del nucleo industriale di Piano d'Ardine. Ieri Mazza, un nuovo dossier portato alla Procura della Repubblica all'attenzione del procuratore capo Cantelmo. Ecco, in questo dossier che verità c'è? I dati relativi all'inquinamento ambientale e quelle poche notizie che noi abbiamo ricavato diciamo sulla mortalità per cancro in alcuni comuni, molto parziali, molto limitative, cioè io capisco che non è una vera e propria, diciamo, studio scientifico quello che abbiamo fatto noi, né poteva esserlo. E vogliamo che il procuratore legga queste, c'è anche un bel dossier fotografico, che si renda conto e che possa intervenire laddove gli è possibile. Maurizio Limone, con il manifesto funebre che annunciava la morte purtroppo di suo padre, ha dato il là all'opera di sensibilizzazione che ha avuto con questa mane e grande adesione. Sul manifesto c'era scritto un'altra vittima della Valle del Sabato. Sì, in effetti è una battaglia questa che io porto avanti da un po' di anni, da ben prima della conclamazione della patologia di mio padre, ma siccome mio padre era con me in questa battaglia, in qualche modo ho voluto usare anche la sua morte per sensibilizzare la cittadinanza. Chiaramente il merito di tutto questo non è solo mio, perché io mi sono unito poi al comitato Salviamo la Valle del Sabato, presieduto da Franco Mazza, e altre organizzazioni che sono presenti oggi sul territorio. Probabilmente questa è stata una scintilla per qualcosa che già era, che covava sotto la cenere, in qualche modo attizzato e ha fatto divampare poi la protesta popolare, insomma, ma il malessere viene da lontano e non...